La resistenza e la guerra di liberazione continuano a rappresentare momenti fondamentali e pratiche di riferimento per lo sviluppo della società contemporanea e delle sue realtà territoriali. Le borgate storiche, quelle costruite dal fascismo, erano veri e propri ghetti, luoghi di deportazione, di aspettative disattese, di disservizio, di estremo isolamento, di rabbia, e nonché laboratori di controllo della popolazione dove fin da subito si svilupparono pratiche di resistenza, di antagonismo al regime e solidarietà. Qui ad esempio ci troviamo a Val Melaina, borgata adiacente al Tufello, e sul palazzo che vedete lì di fronte sventolava a partire dal 43 la bandiera rossa, per questo veniva chiamato Stalingrado. Come per molte altre borgate storiche, gli abitanti di Tufello Val Melaina sono stati abituati negli anni all'abbandono da parte delle istituzioni pubbliche e a conquistarsi da sé gli spazi necessari a un buono sviluppo della comunità, soprattutto attraverso l'occupazione. Come avveniva durante la Resistenza, negli anni 70 qui la gente si organizzava per affrontare il carovita che non permetteva alle persone neanche di disporre dei beni primari come il latte, attraverso azioni di sequestro e ridistribuzione alla popolazione. La storia di questi territori è infatti piena di spunti per immaginare il proprio modo di stare al mondo, invertendo la tendenza all'individualismo, alla dispersione, alla perdita di memoria che viviamo oggigiorno e che minaccia la capacità delle persone e delle collettività di agire con solidarietà e di resistere ed esistere come gruppo. Accostare la poesia alla guerra è in un certo senso rischioso ma anche molto stimolante, perché è come andare a portare una luce in una stanza buia e quasi dimenticata. Quindi il messaggio che è importante che passi per quanto riguarda la poesia è che la poesia non inizia quando si prende la penna in mano, perché in realtà inizia da molto prima, dall'ascolto di se stessi, dei luoghi che ci circondano, della memoria che ci accompagna, anche se non ce ne accorgiamo, e dalla dimensione altra che ci parla in continuazione e che non è quella quotidiana. La guerra, ad esempio, è un evento talmente traumatico, talmente grande, che altera la dimensione quotidiana, ma lascia dentro l'animo umano qualcosa di prezioso, di cui la poesia può prendersi cura. In questo laboratorio cammineremo quindi tra le borgate di Tufello Val Melaina, Garbatella, Tormarancia, Quadraro, Quarticciolo, San Basilio, Primavalle, condividendo anche insieme ad alcuni ospiti percorsi di memoria, indagine critica e sintesi creative. Io sono Eleonora Sole Mollicone, sono laureata in storia a Berlino e ho realizzato diversi progetti di memoria territoriale con le scuole. Io sono Camilla Viscusi, sono una scrittrice e poetessa. Ho pubblicato adesso, cioè comunque recentemente, due libri che sono appunto due raccolte di poesie. Scrivo da quando sono piccola e la poesia mi ha sempre aiutato come, e consigliato soprattutto. E l'invito che insieme a Sole vogliamo fare ai ragazzi è quello di avvicinarsi alla poesia attraverso e con l'aiuto della memoria intrinseca alla straordinaria esperienza delle borgate storiche romane. Ciao, sono Laura, lui è Giacomo, lui è Tristano e siamo tre illustratori e fumettisti che facciamo parte del progetto Outdoor e aiuteremo anche Sole durante il suo laboratorio. E se volete vi aiuteremo anche a integrare il disegno per comunque ampliare la vostra esperienza del laboratorio. Come ci si iscrive? C'è un modulo online che trovate nella pagina Facebook di Ultrablu. Ai laboratori si possono iscrivere ragazzi e ragazze di età compresa tra i 12 e i 19 anni. È completamente gratuito e vi mettiamo a disposizione tutti i materiali necessari. Alla fine del laboratorio pubblicheremo poi un libro in cui verranno presentate e raccolte tutti i contenuti delle attività, le esperienze avute, le sintesi creative, le poesie, gli scritti, i disegni realizzati, e questi poi verranno messi in relazione anche con le attività svolte negli altri laboratori. Sono 7 incontri della durata ognuno di 4 ore, compresi gli spostamenti, quindi vi aspettiamo.